Tornare qui a Roma è sempre una grande emozione, comunque abbiamo un pubblico forte qui a casa, possiamo dire. Io vivo all'estero, quindi ritornare ogni volta qui a Roma, sia per Piazza di Siena che qui per il Global Champions Tour, è un'emozione fortissima. Oggi ci sarà il Gran Premio, quindi sicuramente ci sarà un pubblico straordinario. Speriamo bene. Qui al Global Champions Tour è importante perché è una delle tappe di questo circuito di gare difficilissimo, possiamo dire, perché qui abbiamo i migliori cavalieri al mondo, non solo europei, ma proprio vengono dappertutto. Quindi è una bella gara. Io ormai vivo da 12 anni all'estero e sono andato in Germania nel 2005. In realtà sono andato per fare un circuito di concorsi lì. Dopo mi sono trovato talmente bene che ci sono rimasto. Sono andato su in Germania, all'inizio ero nelle scuderie di Dietmar Gugler. Sono stato lì per qualche mese. Dopo io e mio papà abbiamo preso una scuderia in affitto vicino Francoforte e lì siamo rimasti per 10 anni. Invece da 2 anni a questa parte abbiamo comprato la nostra scuderia in Germania, vicino Bonn. Chiaramente quando si ha una scuderia propria si sta benissimo, però c'è tanto lavoro. Io da sempre sono insieme a mio papà per tutto, per questo sport, per le gare, lui mi segue ovunque. E chiaramente quando si lavora con la propria famiglia è sempre più sicura la cosa, possiamo dire, quindi per me è molto importante questa cosa. Chiaramente, come credo in tutte le famiglie, ci sono dei momenti un po' di battibecco, ma quelli durano pochissimo perché noi andiamo molto d'accordo, quindi stiamo bene insieme. E chiaramente io sono il figlio, quindi devo fare il bravo. Penso che c'è ancora tanto da fare, siamo ancora, diciamo, all'inizio. Ho avuto negli ultimi anni dei cavalli buonissimi che mi hanno aiutato a fare dei buonissimi risultati, però per arrivare al top c'è ancora tanto da fare. Chiaramente facendo questo sport a questo livello, senza un aiuto di uno sponsor forte oppure di proprietari di cavalli già pronti per saltare le gare alte, è molto difficile. Io tutte le gare che ho fatto le ho fatte con cavalli che alla fine ho costruito da quando erano piccoli, quindi diciamo con le nostre forze. Chiaramente ci sono degli alti e bassi, ma credo per tutti i cavalieri è così. È chiaro che se hai alle spalle degli sponsor che quando magari il tuo cavallo di punta non funziona tanto te ne compra un altro, è un po' più facile. Adesso è diventato ancora più difficile da quest'anno partecipare appunto al Global Champions Tour, perché è cambiata un po' la formula degli inviti, quindi cercheremo di arrivare nei primi 15, ma non è facile. Emanuele Gaudiano and Admira for Italy.
And he is going to try against the clock, but will that tear it? Will he end up with a pole because he's trying so hard? That, so much so for this man, is exactly the question being asked by this jump off. This guy is—he wins a lot of classes. He's very competitive. You know, he trusts his horses to jump. He won't be too far away, as I say. Course Builder set a really test, but a very fair test. He already starts off at a good speed. And now, tight back. Look how quick can he turn. Eyes on the fence. Now steady on the five. He knows what he's doing. Look at this. Moves up when he can. Holds on and balances. So yeah, he's willing to chance it, but he knows when he's got to balance this horse. Look, sits up again. Good riding. And now gallop. Come forward on. Forward all the way. 37.15 to take on. It looks like he's going to do it by a huge margin. 36.20. Very nearly a second faster for Emanuele Galdiano into the lead for Italy. That's how you do it. You know, he has a fantastic ability. Let the horses run, and then he just balances them when he needs to. He doesn't interfere. Points and goals. Ad Mara, sono molto contento che ha ripreso. Ha avuto un infortunio a Parigi, credo, quest'anno. E adesso mi ha detto Carlos che sta riprendendo piano piano e vorrebbe fare la stagione delle tappe di Coppa del Mondo. Naturalmente ogni volta che vedo Admara c'è un'emozione forte, riaffiorano i ricordi e le vittorie, però con Carlos sono sicuro che fa anche una bella vita, quindi va bene così. Possiamo dire che quest'anno abbiamo avuto un'Italia fortissima, abbiamo avuto dei grandissimi risultati in Europa. Finalmente potevamo dire che le altre nazioni, quando leggevano sulle liste i nostri cavalieri azzurri, un po' avevano un po' di timore, quindi questa cosa fa molto piacere. C'è stata una grande crescita. Negli ultimi 2 anni ha avuto Kaspar e Admara, 2 anni fa, dopo solo Kaspar, quindi con un cavallo solo nelle gare importanti non è facile, però posso dire che l'anno prossimo avrò un cavallo molto importante che è Shalou. Già quest'anno mi sta dando delle grandissime soddisfazioni, speriamo di avere dei buoni risultati. Devo dire che quando sono in campo prova con Shalou mi dà tantissima sicurezza, perché è un cavallo che non ha paura di niente, non teme niente, ha tantissimi mezzi, è un cavallo molto rispettoso, quindi devo dire che proprio qui a Roma ho scelto lui per la qualifica, perché il primo giorno ha saltato benissimo e mi fido più di lui che di altri cavalli al momento. E se continua così, spero molto bene.